Ok, riprendiamo e concludiamo oggi il lavoro sulla simulazione del sistema di due cariche in moto nel campo elettrico dell'una dell'altra. In particolare abbiamo usato il sistema dell'atomo di idrogeno, dove abbiamo un protone al centro e l'elettrone che gli orbita attorno, e mancava solo una piccola parte. Riapriamo il JS. Ok. E la simulazione l'abbiamo chiamata motocariche 01, se non sbaglio. Eccola. E ok, eravamo arrivati a questa parte. Avevamo le due finestre, il frame principale dove al centro in blu c'è il protone, l'elettrone ha una unità, una scala, unità che nel nostro unità corrisponde al raggio dell'atomo di Bohr. E avevamo già inserito i bottoni, il pannello con i dati e il grafico delle posizioni dell'energia che adesso riguardiamo. Allora, la parte di interfaccia con l'utente, quindi la parte grafica, è nel pannello View, okay? E nel pannello View abbiamo la Simulation View che rappresenta lo schermo. Poi il primo frame che è motocariche 01, che vedete il titolo di questo frame, quindi questo, tutto quello che è contenuto qua dentro, possiamo anche chiuderlo, tutto quello che è contenuto qui dentro fa parte del pannello dove viene mostrata la simulazione. Poi abbiamo inserito un altro pannello, prima di aprire quello qua sotto, con i grafici. Per far questo si va nel menu interfaccia. Nella seconda etichetta si seleziona la finestra di dialogo, quella con lo sfondo nero, per essere chiari. Si seleziona una volta, la si porta all'interno di Simulation View, perché fa parte di un altro riquadro, cioè un'altra finestra, e all'interno di questa abbiamo inserito dei contenitori, dei pannelli su cui tracciare dei grafici, che sono leggermente diversi da quelli dove disegniamo. Quindi, anziché il drawing panel, scegliamo un plotting panel, cioè il pannello dove metto i grafici. Ne abbiamo messi due, uno per contenere il grafico delle posizioni e uno per quello delle energie. Quindi, vedete, dove c'è la freccina vuol dire che dentro c'è qualcosa. Abbiamo messo due tracce dalla seconda categoria di oggetti grafici, che è il tracciabile in 2D, proprio l'ultimo in fondo, che si chiama trace, traccia, che è il grafico posizione tempo in la coordinata x tempo e un altro con la coordinata y tempo. Nel secondo pannello abbiamo messo le energie, abbiamo messo tre grafici, l'energia cinetica, l'energia potenziale e quella totale. Okay? E per far questo faccio l'esempio per esempio di quella cinetica, ecco, doppio clic sull'elemento traccia. Mi chiede qual è la variabile in ascissa. Qui x sta per ascissa, appunto, quindi qui mettiamo il tempo. In ordinata mettiamo l'energia cinetica che lui va a prendersi dal modello dove l'ha calcolata. E abbiamo scelto di evidenziarla col colore blu e con uno spessore di 3 in modo tale che si veda bene. Analoga cosa si fa per tutte le altre due energie. Qui abbiamo T, l'energia potenziale, questa l'abbiamo messa in verde, e poi l'energia totale, T, energia totale, l'abbiamo messa in rosa. D'accordo? Quindi se io adesso mando in esecuzione il programma, quindi clicco sul pulsante verde, e JS mi mostrerà i due pannelli, e cliccando su play, abbiamo anche cambiato la velocità iniziale, dandola un poco più grande. Vediamo adesso un poco più piccola, 0.8 per esempio. Okay, mandiamo in play, quindi farà un'orbita che non sarà più circolare, ma avendo un'energia leggermente inferiore sarà un'orbita di tipo ellittico. Un po' come farebbe un pianeta attorno al Sole. Per questo motivo si chiama modello planetario dell'atomo. No? Vedete appunto l'energia, la traccia in rosa, che è l'energia totale che rimane costante. Le due energie in blu, quella cinetica, in verde quella potenziale è sempre negativa perché il sistema è legato,
E quella in totale anche però è lo stesso valore, sempre lo stesso valore. In blu c'è quella cinetica, dove nei valori più alti l'energia cinetica li troviamo quando l'elettrone è più vicino al nucleo, dove si muove più velocemente, quelli più bassi dove è più lontano. Qui c'è un valore di massimo dell'energia potenziale, minimo dell'energia potenziale, massimo della cinetica e viceversa. Ok? Bene. Ci sono domande fin qua? Allora, completiamo, poi possiamo anche, vabbè, casomai lo vediamo dopo. L'ultima cosa che ci rimaneva da vedere è un altro pannello nel quale mettiamo una funzione in due variabili che rappresenti il potenziale scalare, il potenziale del nostro atomo, del nucleo fatto del protone. Per far questo torniamo in view. E andiamo sempre nel menu interfaccia. Ok, prendo un altro frame, quindi la prima delle icone, la seleziono con un tasto, con un clic del mouse, poi senza toccare niente, vado nell'area di lavoro e vado a inserirla su Simulation View. Ricordate che dove clicco significa metti questo oggetto dentro questo contenitore. La mettiamo qui dentro, come la chiamiamo? Chiamiamola potenziale, visto che è quello che rappresenta. E quindi si crea un'altra icona, scusate, un'altra finestra piccolina dove aveva generato la prima. Però qui ovviamente non ci va bene perché va a coprire la simulazione. La sposto, posso spostarla semplicemente trascinandola col mouse, un po' più a destra, ecco qui. Qui potrebbe andare bene. Come dimensioni possiamo anche tenerci buone queste. Tutto sommato può andare bene. Ok? Vi ripeto, la trascino. Se faccio doppio clic su questa finestra, su questo frame, come dare qui la location, cioè la posizione, ha ovviamente nella coordinata orizzontale 1092 pixel, in quella verticale 23, e poi 300x300 diciamo che ci va bene questo. Ok, possiamo lasciare il layout border perché tanto conterà un solo oggetto, un solo grafico, e teniamocela così. Detto questo, cosa vado a inserire in questa funzione? Beh, potrei fare diverse cose. Visto che vado a fare un grafico, mettiamoci anche qua un plotting panel. Quindi prendo il plotting panel, lo metto dentro potenziale e posso lasciare anche il nome plotting panel, non cambia nulla. E lo mettiamo al centro, tanto ce n'è solo uno. Dopodiché, in questo oggetto grafico, cosa dobbiamo inserire? Attenzione, qui dobbiamo mettere un campo scalare, cioè una funzione della posizione in due coordinate, che mi dà, nella terza coordinata, è il livello di potenziale elettrostatico della carica centrale rappresentata dal protone. Quindi, nel menu dei oggetti grafici in due dimensioni, vado a selezionare la terza icona e vedete che in fondo c'è qui un campo scalare analitico. L'analitico significa che lo comunico al computer tramite una formula, tramite un'espressione matematica. Quindi clicco una volta su questo, porto questo campo sempre nel plotting panel, ok? Lasciamolo così, non c'è problema. E qua già mi appare una funzione piatta perché se non l'ho ancora data. Dopodiché, doppio clic su Analytics Scalar Field e qui dobbiamo definirgli in questa finestra le coordinate che gli servono e come calcolare la funzione potenziale. Allora, la variabile 1, lui la chiama x. Io preferisco dargli un nome diverso per non confonderla con la X della finestra, del frame principale. Io, visto che parliamo di potenziale, la chiamo la X del potenziale, XP. Ok? Quanti punti? Lui me ne propone 20. Boh, lasciamo 20. In realtà, più sono, meglio viene tracciata la potenza. Mettiamola 50, dai. 50 punti. Gli chiederà un po' di sforzo, ma va bene.
minimo, la posizione iniziale era 1, andiamo da meno 2 a meno, a più 2, quindi 2 per la x, la y che si chiamerà anche quella yp, che anche quella la campioneremo 50 volte. 50, questo cosa significa? Che prende tra il minimo e il massimo, quindi tra meno 2 e 2, 50 punti. Okay? Quindi avremo una griglia di 50 per 50 punti, dove il computer in ogni punto di questa griglia va a calcolarsi il potenziale e poi costruisce interpolando la funzione in 2D, 2 più 1D. Anche lì per la y andremo da meno 2 a più 2. E poi in z data, okay, alla x, alla y gli manca la z, andiamo a scrivere come calcolarsi il potenziale. Qui per scrivere in modo più comodo clicco sul primo bottone che ho sulla destra, che mi, no, niente, speravo che la pista sia più grande, non lo fa, pazienza. Allora, come calcoliamo il potenziale? Potenziale è costante di Coulomb, K0, per la carica del protone, in questo caso Q, diviso la distanza dal centro, quindi radice quadrata di x quadro più y quadro. Quindi K0, per, che si scrive con l'asterisco, Q, carica del protone, diviso la linea di frazione, parentesi, x alla seconda lo scrivo come xp per xp, più YP asterisco YP, chiuso la parentesi, ok? Quindi abbiamo Y alla seconda più Y alla seconda, adesso dobbiamo mettere sotto radice. Per fare la radice è più semplice qui usare l'elevazione alla un mezzo, quindi freccetta in alto che dice esponente 0,5. Invio. Se non ho fatto errori, mi mette lo sfondo bianco. Lo ripeto. Quindi, non vi preoccupate dell'apice perché lo mette lui, se lo mettete voi. K0 asterisco Q slash l'infrazione, tonda aperta, XP per X, XP, scusate, asterisco XP, più YP asterisco YP elevato alla, cioè freccia verso l'alto, 0,5. Poi ci chiede se vogliamo un intervallo di z, ebbene daglielo perché altrimenti se per esempio nella nostra griglia cadesse l'origine, lì il potenziale diverge, quindi lui avrebbe problemi di calcolo. Diciamo che il minimo z va da 0, ok, fino a, quindi k è 0 e 1, q è 1, la distanza iniziale è 1, quindi abbiamo 1. Quindi diciamo che arriviamo fino a 5. Ok? Così evitiamo divergenze. Chiaramente a un certo punto il potenziale sarà tagliato. Sistema di coordinate cartesiano. Poi, che tipo di grafico? Qui abbiamo diverse opzioni. Abbiamo un grafico a tipo superficie, proprio una, non i contorni, quindi clicco sull'ultimo, surface, e che cosa altro abbiamo? Niente, direi che abbiamo scritto tutto quello che serviva e già ci dà il nostro grafico. Eventualmente si potrebbe anche, perché qui ci avete, che se io lo guardo da sopra, vedete che c'è la griglia, cioè il reticolo delle coordinate con 50 punti. Se lo caliamo, se invece che 50 mettiamo 20, come suggeriva, verrà un campionamento più grezzo, ma si dovrebbe vedere bene lo stesso. Vedete cosa cambia? La griglia è meno fitta. Posso anche dire di non mostrare la griglia, mostrare solo la colorazione, le sfumature colorate. Andiamo su false. Qui i quadratini non ci sono più. Però vedete che si vedono, la pixelatura si vede abbastanza bene.
invece con 50 il disegno viene più smussato, più morbido. Ovviamente al centro, vedete che qui, se non tagliassi qui, non vedrei niente perché è talmente alta l'ordinata che cancellerebbe tutto. Diciamo che anziché 5 mettiamogli un 3, si dovrebbe disegnare un poco meglio. Ok. Adesso se mandiamo in esecuzione, salviamo, mandiamo in esecuzione e ci mostra i nostri grafici con in più il grafico in 3D del potenziale. Ok? Ci sono domande? Funziona a tutti? Bene. Ancora una cosa possiamo fare, che è questa. Possiamo inserire un titolo in più in grande nel pannello principale, nell'area grafica. Per far questo torniamo sempre in Simulation View e andiamo nei tracciabili 2D, la prima opzione, vedete che c'è questa lettera T grande che sta per testo. Se io prendo questo, lo clicco, trascino su Join Panel all'interno del primo frame, chiamiamolo titolo, ecco, vedete che scrive titolo al centro ovviamente. Quindi cambiamo il testo, doppio clic su titolo e scriviamo moto di carica. In che posizione? Beh, posizione X mettiamo pure 0, Y mettiamo un po' più in alto, 2.5 per esempio, e la dimensione in X 4, 3, 3 si vede già bene. La posizione X e Y è quella del centro e poi con size X e size Y possiamo cambiare l'estensione del possiamo cambiare il carattere, il colore e via dicendo. Ok? Poi un'altra. E questa è l'ultima raffinatezza che possiamo introdurre, è questa. Quando avvieremo il programma, ok, il codice, possiamo fare in modo che si veda all'inizio solo la finestra principale, che è questa. Possiamo mettere un selettore che dica mostrami per esempio il grafico di posizione energia oppure mostrami il grafico del potenziale. Ok? Per far questo, andiamo sempre su il nostro view e inseriamo per esempio, beh, no, potremmo mettere, visto che abbiamo più spazio qui nel pannello comandi, inseriamo altri due oggetti, due selettori, che una volta selezionati rendano visibili i grafici oppure il potenziale. Per far questo, selezioniamo dal menu interfaccia nella zona dove c'erano i bottoni, okay, vedete che c'è questo checkbox. Questo checkbox è una specie di comando che una volta selezionato produce un'azione, se è deselezionato ne produce un'altra. Okay, quindi lo seleziono, lo clicco una volta, lo trascino in comandi e lo chiamo per esempio mostra grafici. Poi ne metto ancora un altro
e lo chiamo mostra potenziale. Allora, adesso se torniamo nel grafici e potenziale, vedete qui, ci siete fin qua, avete visto? Sì. Ok. Clicco due volte sul frame, sulla finestra di dialogo grafici. Vedete che c'è scritto, okay, il titolo, il tipo del layout, poi c'è visibile. Qui ovviamente è selezionato il vero, perché di default lui, se no, se lo creo, vuol dire che voglio vederlo, quindi me lo mostra automaticamente sempre. Qui metteremo adesso una variabile che potrebbe essere di valore vero oppure falso, che sarà comandata dal checkbox. Quindi chiudiamo questo, torniamo nella finestra di lavoro, andiamo stavolta sempre su modello, perché qui ci serve una variabile in più. Andiamo sul menu variabili e in fondo aggiungiamo due variabili. La prima la chiameremo mostra grafici con la G maiuscola. E inizialmente, anzi non è di tipo double, ma ovviamente è di tipo boolean, cioè tipo logico, avrà un valore di falso. Ok, poi ne mettiamo un'altra, mostra potenziale, anche questa è boolean, cioè un tipo logico, e anche questa è falso. Con queste due variabili possiamo dire al JS: mostrami questo grafico oppure non mostrarmelo. D'accordo? Adesso torniamo su View. Attenzione a selezionare il valore iniziale false e il tipo boolean, perché altrimenti non funziona. Andiamo in View, andiamo in grafici, nella finestra di dialogo grafici, dove c'è scritto visible, togliamo true e andiamo a selezionare, no, scusate, da il secondo bottone, ci dice tutte le variabili possibili e ci mostra anche quelle definite da noi. Quindi in questa si seleziona mostra grafici, per cui il pannello dei grafici sparisce perché l'ho selezionata come falsa. Ok? D'accordo? Allora, che cosa che cosa ho cambiato? Ho cambiato la possibilità di farmi mostrare o meno questo tipo di grafico. Il pannello con i grafici non è detto che io voglia vederlo subito, magari mi interessa vederlo dopo. Chiudo questo, torniamo sul pannello comandi del frame principale e vado su mostra grafici, faccio doppio clic e mi dice quale variabile vuoi comandare. Allora, quella che ci interessa, scusa, è mostra grafici. Inizialmente è falso, non è selezionato, no? Il testo è mostra grafici. Qui mi permette di dire che cosa succede quando lo seleziono e quando lo deseleziono. Allora, se è selezionato su on, allora sarà mostra grafici uguale a vero. Lo mostro più in grande. Quando lo seleziono, l'azione da fare è questa: dai il valore vero, ma con una R, scusate, ecco, alla variabile mostra grafici. In quel momento me la mostrerà. Ok? Se invece è deselezionato, action off, se tolgo la spunta, mi metterà mostra grafici, false, cioè
cancella, cioè mi rende il pannello grafici non più visibile. Ok? Fatto questo, chiudo per capire come funziona Salvo. Rimandiamo in esecuzione il programma. Vedete, adesso quando parte il pannello grafici non me lo mostra più, perché inizialmente questo è deselezionato. Se adesso clicco su mostra grafici, il pannello appare. Se poi lo deseleziono di nuovo, scompare. Adesso facciamo la stessa cosa col pannello, con l'interfaccia del potenziale. Quindi fermo il programma. Andiamo di nuovo su l'icona, il frame di potenziale. Qui al posto di invisibile vero metterò la variabile logica che ne condiziona la visione, che è mostra potenziale, okay? Che essendo selezionata su false inizialmente vuol dire che cioè, la finestra sparisce. Dopodiché torno su il pannello comandi, clicco due volte su mostra potenziale e anche qui andiamo a dire che variabile vuoi governare, vuoi comandare, la variabile mostra potenziale. Inizialmente è falsa, cioè non è selezionato. Okay? Quando la seleziono, action on, mostra potenziale, diventa vero. Se la deseleziono, mostra potenziale, diventa falsa. E in questo modo ho la possibilità di selezionare se e quando mostrare i grafici che mi interessano. Quindi andiamo in play. Adesso ci mostrerà solamente il frame principale. Dopodiché abbiamo il nostro play, possiamo farlo partire e quando voglio posso dire, beh, mostrami i grafici oppure anche mostrami la finestra col potenziale. Ok? Ci sono domande? Bene, qui tra l'altro, un'altra cosa che potevamo fare era questa. Per esempio, possiamo cambiare le condizioni di partenza, anziché x1, possiamo mettere un y diversa, un po' più in alto. Oppure cambiare la velocità in x, dare una componente, una piccola componente anche in x. Vedere cosa cambia. Comunque sarà un moto ellittico, avrà una forma diversa. Ok, non avrà più un asse orizzontale, ma l'asse spostato, traslato e ruotato. È sempre una curva chiusa. Ok, ci sono domande? Molto bene. Resettiamo, chiudiamo. A questo punto possiamo salvare e l'ultima fase è quella di descrizione di cosa fa il programma. A questo punto andiamo a editare l'intestazione, quindi cambiamo questo, riscriviamo il titolo, moto di cariche, e qui possiamo evidenziare il testo e magari farlo più grande, per esempio in formato, ecco. Non me lo cambia di tanto, ma pazienza. E
formato. Non voglio titolo, adesso mi faccio scriverlo. Torniamo indietro. E qui possiamo scrivere una descrizione. Nel senso il programma rappresenta il moto dell'elettrone, anzi, rappresenta l'atomo di idrogeno. Descrive il moto dell'elettrone attorno al nucleo. È possibile visualizzare la traiettoria dell'elettrone e di grafici delle leggi orarie e delle diverse energie cinetica potenziale e totale e così via. Poi eventualmente qui si danno le referenze, cioè testi usati o altre simulazioni, e si può anche inserire un'altra pagina dove citiamo l'autore. La simulazione è stata scritta nel corso di vista della quarta VLS, anno scolastico 2020-21, da eccetera eccetera. E qua si può dare anche email e via dicendo, oppure perché uno potrebbe, una volta che questa viene distribuita, uno potrebbe essere interessato a sapere qualche dettaglio in più, oppure a chiedere se pot poterla usare in questo o quel contesto. Comunque è tutto software open source, per cui chiunque la utilizza può utilizzarla riconoscendo l'autore e specificando quale modifiche ha portato. Fatto questo si salva ulteriormente e poi c'è un passaggio molto importante che è questo. Vedete la terz'ultima icona, quella con la freccetta che va sui fogli di carta. Cliccando su questa, il EJS crea un file che ha questo nome, EJS Model, e poi il nome del programma che abbiamo scelto, motocarica01.jar. Ok? Se io lo salvo in questo modo e lui lo mette in questa cartella, in workspace, in export, okay? Qui possiamo anche chiudere il programma, chiudere JS, non ci interessa più, abbiamo già finito tutto. Il programma è a questo punto, è questo qui, eccolo. Se io da qui lo porto fuori dovunque, non solo sul computer che l'ha creato, ma su qualunque altro computer, sia Windows che Linux, oltre che Mac, con un doppio clic su questo file, anche se non c'è più EJS, la simulazione parte. Ed è questo, per esempio, quello che trovate sul sito dell'Open Source Physics, quando andate a selezionare il programma nel download, selezionate il JAR e lì si apre il programma che parte nella configurazione come l'avete salvata.
Qui, per esempio, un'altra possibilità era mettere un'altra spunta e dire mostrami la traiettoria oppure non mostrarmela, insomma, quella è un'altra possibilità, nello stesso modo che abbiamo fatto prima. Ok? Bene, detto questo, direi che possiamo fermarci.